Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special. Finalmente ho di nuovo il computer, il microfono e la webcam, quindi posso registrare di nuovo come si deve, montare video come una volta, o anche meglio magari, non sarebbe male. Siamo alla fine del 2017 ragazzi, un anno molto particolare, soprattutto per il canale che è passato da qualche centinaio di iscritti a ben 6700 circa, quindi ragazzi vi devo assolutamente ringraziare. Primi da ringraziare siete voi per il supporto, per appunto magari i consigli che mi avete dato voi stessi, magari con qualche critica costruttiva, con i complimenti e tutto ragazzi, veramente mi avete supportato in questi mesi. Non nego ragazzi che più volte magari ho pensato di lasciare YouTube perché avevo molti impegni universitari, però appunto vedendo anche che i contenuti comunque erano apprezzati, ho sempre proseguito per questa strada e continuato appunto a caricare video. Proprio per questo ragazzi vi devo ringraziare, devo anche ringraziare altri canali, ovvero i supporters con i quali ci siamo sempre confrontati, ci siamo divertiti, anche presi in giro, visto che tifiamo sempre squadre diverse. Devo anche ringraziare Sequel ad esempio, grazie al quale anche il canale ha avuto una visibilità maggiore, ad esempio a giugno e anche ad agosto, con i quali appunto abbiamo fatto delle collaborazioni, e vi spoilerò già che ce ne sarà un'altra ora a gennaio, quindi non perdetevela, attivate la campanella. Devo ringraziare anche i ragazzi di Fan The World con i quali abbiamo avuto qualche collaborazione, praticamente ne faremo penso altre nei prossimi mesi. Ringrazio anche il sito webfantacalcio.it con il quale ho collaborato e sto collaborando per il fantacalcio con voi iscritti. Vi ricordo che potete ancora iscrivervi, anzi dalla prossima giornata ragazzi, poi ci farò un video a parte, inizierà anche una nuova competizione solo con il girone di ritorno, con un altro premio. Vi ricordo che nel fantacalcio quello con voi iscritti ci sono tanti premi interessanti da non perdere e da provare a vincere, tanto è gratis ragazzi. In più ragazzi devo anche chiedervi scusa per alcune serie che non ho potuto completare e portare avanti per impegni magari universitari o anche per problemi tecnici con computer e altro, quindi ad esempio la serie sulle vostre fantarose, quindi vi devo assolutamente chiedere scusa. Quando una cosa magari non si mantiene, una sorta di promessa, è giusto anche prendersi le responsabilità. Proprio per questo magari chi mi aveva inviato la rosa e voleva una valutazione, gli darò una valutazione, basta che mi contatta di nuovo tramite appunto i social e gli dirò la valutazione della rosa. Poi ragazzi, per quanto riguarda invece il prossimo anno, il 2018, veramente sarà un anno pazzesco secondo me. Ci saranno varie serie nuove, vari consigli nuovi, ci saranno sempre consigli settimanali, ma anche un tutorial ragazzi, sia la prossima estate che a gennaio per l'asta di riparazione, che io consiglio di fare sempre a inizio febbraio dopo il mercato appunto di gennaio. Mi raccomando ragazzi, non perdetevi questi consigli perché ho anche qualche dritta speciale da darvi, spero non le vedano anche i miei amici. Per quanto riguarda invece altre serie ignoranti ragazzi, ci saranno, come vedete anche sui social sto caricando dei meme divertenti, ci saranno anche collaborazioni con altri canali, spero anche con i supporters ragazzi, in modo tale da fare anche delle live in cui chiacchierare un po' di calcio anche con voi magari protagonisti. E che dire ragazzi, vi auguro anche un buon sereno 2018, ricco di gioia, serenità e soprattutto salute, che è la cosa più importante ragazzi, non dimenticatelo. Ricordatevi anche che il calcio comunque è uno sport, quindi non vivetelo troppo passionalmente magari, o comunque sia metteteci passione, ma non arrabbiatevi troppo con altre persone che magari tifano altre squadre. Il calcio ragazzi è uno sport, ve lo ricordo sempre, quindi mi raccomando, pollicione in su. Ditemi cosa ne pensate di queste idee per il 2018, come vi è sembrato il canale anche nel 2017, cosa vorreste che io portassi il prossimo anno. Vi auguro ancora un buon 2018, alla prossima, ciao!